Carmenhofe e Isabel Cento, che adesso sono, diciamo, distribuite nelle varie attività della sala, un grazie anche a loro. E la serata sarà moderata da Paolo Restuccia. Chi segue le attività di letteratura da noi lo conosce, perché è un ospite che noi invitiamo sempre con grande piacere. Paolo Restuccia è regista, autore e conduttore radiofonico e dirige la scuola di scrittura Genius. Passo la parola a Georg Schnetzer e poi Nava Ibrahimi sarà introdotta da Paolo Restuccio. Buonasera. Buonasera a tutti, tutti in presenza, tutti che ci seguono nel mondo remoto. Buonasera anche a Joachim Bernauer che ci segue nel mondo virtuale. E grazie anche a tutta la squadra del Goethe-Institut per le collaborazioni molto costruttive che abbiamo avuto in quest'anno difficile. Abbiamo fatto delle collaborazioni sia virtuali, ma soprattutto questa collaborazione in presenza dell'autrice Nava Ibrahimi. E vorrei ringraziare veramente di tutto il cuore Nava Ibrahimi per essere venuta in questi tempi speciali, molto difficili, non solo in Italia ma anche in Austria. E quindi questa, chissà per quanto tempo possiamo proseguire per fare queste manifestazioni, quindi un grande ringraziamento per tutti che hanno contribuito alla riuscita di questa serata e anche alla riuscita della tavola rotonda che abbiamo avuto questo pomeriggio al Forum Austriaco sul tema della letteratura della migrazione. Grazie e buona serata. Allora, buonasera e naturalmente io ringrazio Goethe-Institut Rom, l'Istituto Austriaco, per avermi concesso il piacere di essere qui a presentare questo libro, che è un romanzo, il romanzo di una brava scrittrice che in qualche modo lo si può vedere anche dai colori del suo essere, del suo incarnato, rappresenta perfettamente il nostro mondo contemporaneo, come si vede benissimo in questa storia che si intitola 16 parole. Da quel che ho letto nella sua biografia è nata in Iran e vive in Austria. Di questo essere, non so se è giusto, Nava, nata in Iran e vive in Austria. Ja, genau, dazwischen war ich noch, also aufgewachsen bin ich in Deutschland. Also ich bin Deutsch-Iranerin, die in Österreich lebt. Perfetto. Allora, le informazioni che avevo erano giuste. Questo è il suo primo romanzo e devo dire, è un romanzo sorprendente per la capacità che ha Scusate, sì, si sente, ma non so se poi la traduzione simultanea funziona. Allora posso andare pure senza microfono? No, devo usarlo anche se sembra spento. Va bene. Allora, dicevo, è un romanzo per certi versi sorprendente perché
ci fa passare con una facilità e una velocità incredibile dal mondo che noi conosciamo meglio, quello occidentale, quello europeo, ma semplicemente attraverso appunto 16 parole, dice l'autrice, noi entriamo a contatto con un altro mondo, quello che sembra un altro mondo all'inizio, sembra un mondo lontanissimo. E invece, mentre continuavo a leggere, mi rendevo conto che questo mondo lontanissimo era invece molto vicino a me. Innanzitutto ho pensato, probabilmente perché sono italiano. E tutto sommato non c'è questa grande differenza tra italiani e iraniani. Quando parli tu, questo dall'orecchio, così parli come... Va bene. Scusate. Dicevo, non c'è questa grande differenza apparente tra italiani e iraniani, diciamoci la verità. E quindi leggendo dicevo, ecco sì, è per questo che mi sento vicino a questa ragazza che racconta la sua storia, perché in fondo siamo davvero molto simili. Però continuando a leggere, ho avuto la sensazione che non fosse per questo. Cioè, non fosse per il fatto che io appartengo un po' all'emisfero meridionale, diciamo così, come appartiene la protagonista per certi versi di questa storia. Ma era proprio la capacità dell'autrice di farci entrare a contatto con le persone di questa storia fino al punto che erano familiari e fino al punto che non si capiva neanche più la differenza tanto su chi fosse del sud e del nord del mondo, su chi fosse iraniano o berlinese. A un certo punto c'è l'orgoglio di una di queste signore iraniane che si presentano di fronte alla società tedesca con migliaia di anni di civiltà, no? Dice l'autrice. Migliaia di anni di civiltà persiana sulle spalle, ribaltando quello che è un pregiudizio, un luogo comune su chi è più civile. E quindi, continuando a leggere, sentivo questa qualità del testo. Una delle cose che, e lo dicevo prima anche all'autrice mentre cercavamo di capirci, io parlando in un pessimo inglese, perché non conosco abbastanza bene il tedesco per parlare in tedesco con lei, allora dicevo che una delle qualità che mi ha colpito tanto è stata questa capacità di segnalare delle parole senza dare la traduzione. All'inizio di ogni capitolo c'è una parola, anzi direi che c'è un'espressione, qualche volta un nome, e noi non capiamo sempre cosa significa. Anzi, non lo capiamo quasi mai, tranne quando proprio il nome è Mamambrozan, è un nome e quindi lo capiamo. E quindi tu cominci a leggere, per esempio, un capitolo, apro a caso, e c'è scritto in iraniano, lo dirò malissimo, Garib Dust. E tu cominci a leggere e ti aspetti che alla riga successiva ci sia una didascalica traduzione, no? Perché dici... Invece no. Devi entrare dentro il testo e capirai che cosa significa quella parola, che quasi sempre è richiamata dal capitolo precedente, come se fossero le parole una sorta di testimone di quello che si usa nelle gare sportive, avete presente, dove nella staffetta ci si scambia il testimone. Dentro questo libro il testimone è composto dalle parole o dalle espressioni verbali che passano da un capitolo all'altro. Molto, molto riuscito, tecnicamente difficile, ma molto riuscito. E quindi noi lettori, quando arriviamo a capire che cosa significa quella parola, siamo tutti contenti. C'è una parola che capiamo subito, ed è KOS, K-O-S. La capiamo
e ridiamo, perché la protagonista vera di questo romanzo, o forse l'antagonista, insomma, il grande idolo è la nonna. Questa nonna è una signora estremamente forte, intelligente, creativa, spregiudicata, che ama raccontare barzellette pecorecce, diremmo in italiano, cioè barzellette anche con le parolacce, e che ha sempre tra le sue parole preferite questa parola cos, che io non vi traduco, perché anche l'autrice ha difficoltà a tradurlo, anche la protagonista ha difficoltà a tradurla, anche se basta leggere il libro e si capisce subito. Quindi se volete sapere cosa significa cos, se già non lo sapete, in arabo, credo che sia arabo la lingua cos, se volete sapere, leggete il libro e lo capirete. Quindi questa grande capacità, questo grande personaggio femminile, questa nonna straordinaria che lega tutti i fili del romanzo fino all'ultima riga, potrei dire, fino a un'ultima incredibile rivelazione, che noi diciamo, ma la nonna, e che non sembra inverosimile. È molto difficile mettere una rivelazione nel finale di un romanzo. Io che mi occupo da tanti anni di scrittura so che una delle trappole più grosse per uno scrittore è proprio quella di pensare di chiudere il suo romanzo con una rivelazione della quale non ha dato segnali sufficienti prima. Può sembrare un bel colpo ad effetto, ma in realtà quasi sempre non funziona. Invece devo dire che Nava ci riesce. Lei riesce a darci questa rivelazione e noi quando la leggiamo, quando entriamo in questo finale e capiamo, la nostra mente dice, ah ecco, e tutto si rivela. Ora, come si fa in genere nelle presentazioni, se voi siete d'accordo, potremmo, dopo che ho parlato brevemente del libro, potremmo continuare così, io faccio qualche domanda e poi ci sono le letture. Credo che sia l'autrice a leggere, come nella tradizione di questi bellissimi incontri. Ora, io so pure che gli autori che vengono a leggere qui leggono dei pezzi molto belli. Io c'ho un pezzo del libro che ho postato sul mio profilo Facebook, che è perfetto per noi sessantenni, diciamo, Facebook. È proprio adatto, adattissimo, mi ci trovo benissimo. Ed è il pezzo in cui la protagonista da bambina si ritrova insieme a una sua amichetta che si chiama Clara, e di questo incontro le rimangono dei noccioli di ciliegia. E lei dice, li ho mantenuti per tutto questo tempo perché volevo sapere che cosa significava essere come Clara. Non so se è un pezzo che leggerai, perché non so cosa leggerà, ma secondo me è un pezzo importante per capire il subconscio del romanzo. E cioè non tanto ciò che siamo diventati, quanto la distanza che c'è tra ciò che siamo e che siamo diventati e ciò che volevamo essere e saremmo potuti diventare. E con grande leggerezza l'autrice ci porta per tutte le pagine di questo romanzo, senza dircelo mai, all'interno di questo gioco, almeno per me è quello che ho capito io, tra ciò che sono, ciò che potevo essere, ciò che amo, chi avrei potuto amare. E questo gap, direbbero gli inglesi, questo divario tra ciò che siamo e ciò che potevamo essere, tra ciò che è nascosto nella figura di una persona molto amata, per esempio, come la nonna, e ciò che è rimasto a me di questo romanzo. La forza di questa nostalgia per ciò che sarebbe potuto accadere. E quindi
se un romanzo riesce a mantenerti questa sensazione e a regalarti queste emozioni, è sicuramente un romanzo potente, però lieve. Va bene. Scusate se ho parlato anche troppo, e allora chiedo alla signora autrice la domanda più stupida di tutte, quella te l'ho fatta anche prima, serve però per presentare il libro ai lettori futuri se non l'hanno letto. Quanto c'è di te in questa storia? Sì, me la tolgo subito. Grazie mille per la bellissima introduzione e grazie mille anche al Goethe-Institut e al Forum Austriaco per avermi dato l'opportunità di essere qui, grazie anche al mio editore Keller, grazie Paolo per questa meravigliosa introduzione. Sono profondamente convinta che l'autore non sa mai più del proprio libro di quanto non sappiano i suoi lettori. Di conseguenza sono sempre affascinata dai discorsi che altri che hanno letto il libro fanno di quanto scritto. È come un mondo a sé stante, che è nato attraverso i tuoi occhi, attraverso la tua lettura. Ora, quanto di autobiografico ci sia in questo libro? Quando ho iniziato a scrivere, sicuramente le mie esperienze vissute in prima persona sono state il motore che mi hanno spinto a scrivere questa storia. E sicuramente la nonna nel libro è molto simile alla mia nonna. Sicuramente le battute, le battutacce sono le sue. Però diciamo che questo carattere è anche tipico per la classica nonna stereotipata iraniana, come la conosciamo. Poi per quanto riguarda l'azione, il racconto è tutto inventato. Ora, la sensazione, i sentimenti, come quello che hai descritto tu con questa amichetta Clara, che appunto proviene da una famiglia classicamente tedesca, che sa perfettamente dove collocarsi, che non ha mai dovuto lottare per collocarsi nel mondo, che non conosce questo sentimento di estraneità. Avevo un'amica come Clara, ma questo sputare i noccioli di ciliegia non lo abbiamo mai fatto. Sicuramente, come dire, come tantissimi altri scrittori, ho lavorato con le mie sensazioni, con le mie esperienze, per creare un'azione, una storia che di fatto non è mai accaduta nella mia vita. Lo stesso vale anche per la protagonista, Mona, che sicuramente si è progressivamente distanziato da me, che sembra un discorso quasi esoterico, questo della protagonista che si distanzia sempre di più dalla scrittrice, ma è un po' come se scrivendo avesse sviluppato una vita a sé stante, e dunque Mona non sono più io. Senti, perché scrivi romanzi? Warum schreibst du Romane? Ah, bene, grande domanda. Allora, cerco di essere breve nella risposta. Io sono giornalista di formazione, ho lavorato a lungo come giornalista, ma la scrittura è sempre stata la mia forma espressiva. Cioè, nonostante da giornalista ho sempre ritenuto piuttosto difficile cercare di rappresentare o descrivere la realtà, perché sostanzialmente mi sembra tutto così poliedrico, ambiguo, ambivalente, difficile, complesso, che spesso e volentieri il giornalismo, come dire, mi portava a dei limiti che non riuscivo ad oltrepassare, motivo per il quale non voglio più essere un giornalista. Penso che attraverso la letteratura io riesca a descrivere molto meglio il nostro mondo. Per quanto parli di finzione, grazie alla lingua, che sostanzialmente è uno strumento anche abbastanza rudimentale, riesco a descrivere, a cogliere, a carpire la diversità, la poliedricità di questo mondo, così ambivalente, complesso com'è, rispetto al giornalismo. Cioè, con la letteratura riesco a rappresentare meglio la realtà di quanto non possa fare un giornalista, o di quanto non potessi io fare come giornalista. Poi il motivo forse più profondo
per il quale scrivo. Ja, so ein Schreiben aus der Isolation forse heraus, perché voglio uscire da una sorta di isolamento classico e tipico dei bambini immigrati o emigrati in giovanissima età. Mi sentivo sola da bambina, sicuramente tantissimi bambini emigrati alla stessa età vengono da me e mi dicono sì, esattamente questo è quello che sentivo anch'io, era un po' come se non fossimo in grado di comunicare quello che ci era successo, che avevamo vissuto. Dunque scrivere mi permette di essere come parte di una comunità più grande e poi scrivere in tedesco, in lingua tedesca e poi dare la possibilità a voi di leggerlo in italiano, condividendo magari delle sensazioni ed esperienze, beh, penso che sia veramente l'emozione più bella in assoluto. C'è una poesia di uno scrittore italiano molto famoso che si chiama Ungaretti, un poeta, che parla di un immigrato, oggi lo definiremo un migrante, Mohamed Shehab, e che appunto nella sua poesia muore perché, credo suicida se mi ricordo bene, perché adesso la poesia me l'hai fatta venire in mente tu da quello che stavi dicendo, perciò non me la ricordo, non me la sono preparata. E dice che muore, non era francese e non era neanche più arabo e muore perché non sapeva sciogliere il canto. E questa l'ho sempre trovata una bellissima definizione di quello che stai dicendo, cioè tu sciogliendo il canto appartieni a tutti e due questi mondi, mentre questo amico di Ungaretti, non riuscendo a sciogliere il canto, non riusciva a essere più arabo e non riusciva a essere ancora francese. E quindi era disperato. Perciò per questo sento molto quello che hai detto. Mi sembra veramente raccontare qualcosa appunto con la leggerezza di una scrittura di narrativa che apparentemente è meno profonda della poesia, no? Per dire della lirica, della poesia lirica di un poeta ermetico come Ungaretti. Però in realtà quello che stai dicendo, e che è quello che si vede nel libro, risponde proprio a questa pulsione qui. Vuoi leggere qualcosa? Così facciamo sentire, a parte le mie chiacchiere, facciamo sentire anche un pezzo del libro. Ok. 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 Also ich lese das erste Kapitel vor, das heißt Maman Bozorg und leggo il primo capitolo che si chiama Maman Bozol e come giustamente Paolo ha ricordato, la nonna è molto presente nel romanzo, nonostante appunto muoia all'inizio del romanzo. Ed è proprio questo che scatena l'azione, la morte della nonna. Cioè, nonostante viene descritta come una donna veramente molto forte, che ha cercato in una società profondamente patriarcale di percorrere la propria strada in un mondo sicuramente particolarmente limitato dai confini veramente molto ristretti. Una condizione tipica per tutte le donne iraniane, forse per tutte le donne, non lo so, forse si può estendere questo pensiero, questa descrizione a numerosi paesi al mondo. Diciamo che lei ha saputo imporsi all'interno del proprio spazio veramente ristrettissimo. Un'altra particolarità per le iraniane, quando sono tra di loro senza uomini, parlano in maniera completamente diversa. È proprio come se utilizzassero un altro linguaggio, sono molto più aperte, sono molto più disinibite, si raccontano barzellette sporche. Non è più, come dire, si trovano all'interno di uno spazio quasi protetto quando sono tra di loro. Altra cosa che tenevo a trasmettere.
Per esempio, quello che volevo spiegare alle mie amiche quando ero piccina, durante gli anni 80, ma anche oggi, diciamo che l'Iran non gode di buona fama. E io però volevo raccontare che appunto no, non era così. Mia nonna era sicuramente lo spirito più divertente, più libero che io avessi mai conosciuto, soprattutto perché, ripeto, quando le donne stanno tra di loro, sono tra di loro, come dire, condividono un'intimità e una libertà di pensiero ed espressione che paradossalmente non conosco, non ho ritrovato negli incontri tra donne in Occidente, ecco, è questo, come dire, lo sfondo su cui appunto si erge il personaggio della nonna, che muore all'inizio. Ma nel primissimo capitolo Mona si ricorda dell'ultima volta in cui ha incontrato sua nonna a Mashhad, che è la seconda città più grande dell'Iran, al confine con l'Afghanistan, nella parte nord-occidentale del paese. È stata l'ultima volta in cui è andata a trovare sua nonna, in un periodo in cui la nonna già soffriva di demenza senile, trascorreva tantissime giornate davanti al televisore, perché sostanzialmente aveva tutti i figli all'estero, non aveva dei contatti in loco fisici e dunque trascorreva i pomeriggi davanti alla televisione. Come spesso accade dagli anziani che soffrono di demenza senile, confondeva la realtà con la finzione della televisione. Applaus und Gejohle drang an mein Ohr, gedämpft und von weit her. Ich öffnete die Augen. Es dämmerte. An der Decke zeichnete sich der Kronleuchter aus Messing ab, der hier in jedem Zimmer hing. Ruckartig, als hätte ich einen wichtigen Termin verschlafen, stand ich auf und tastete mich durch den Flur ins Wohnzimmer. Meine Großmutter saß im Halbdunkel auf der Couch, von den Bildern aus dem Fernseher in bläulichen Farben angestrahlt. Den Ton hatte sie so aufgedreht, dass das Gehäuse im Takt der Musik schepperte. Sie schnippte mit den Fingern und bewegte die Schultern rhythmisch vor und zurück. Auf dem weit ausgeschnittenen Dekolleté ihrer schwarzen Bluse glitzerte ein Schmetterling. Dazu trug sie die Jogginghose aus rosa Frotte, mit der sie zu Bett gegangen war. »Komm, setz dich zu mir«, rief sie, ohne ihre Bewegungen zu unterbrechen. »Mama, besorg, ist es nicht noch ein wenig zu früh für...« Anstatt den Satz zu beenden, rieb ich mir mit beiden Händen die Augen. In Los Angeles ist es Abend und die Gala hat gerade begonnen. Wie früh es hier in Mashhad ist, interessiert niemanden. Sie schnippte weiter im Takt. Ich setzte mich neben sie und betrachtete sie von der Seite. Ihre Wimpern waren vor lauter Wimperntusche verklebt. Der Lippenstift verlief in den Fältchen oberhalb ihres Mundes und bildete ein kleines rotes Flussdelta. Den Puder hatte sie so großzügig aufgetragen, dass er sich in den Runzeln auf ihrer Stirn sammelte. Sie hatte immer schon viel Zeit darauf verwendet, sich zurechtzumachen, aber je älter sie wurde, desto mehr uferte es aus. Im Fernsehen lief ein iranischer Sender aus Los Angeles namens Tapesh, Herzschlag. Drei Mädchen in kurzen Paillettenkleidern tanzten zu persischem Pop um einen alten Mann im Smoking herum. Ich kannte ihn, er hieß Oref. Die Mädchen hüpften umher, als spielten sie in einem Weizenfeld Verstecken. Oref tat, als beachtete er sie nicht. Er besang eine Frau, die Herrscherin über sein Herz, die ihn allmählich umbringe mit ihrer Koketterie. Meine Mutter liebte dieses Lied. Eine Zeit lang hatte sie mehrmals am Tag die Kassette eingelegt, es gehört, zurückgespult, es noch einmal gehört, wieder zurückgespult. Während das Lied die Sehnsüchte meiner Mutter nährte, von denen ich bis heute nichts weiß, hatte ich vor dem Spiegel versucht, dazu zu tanzen und unbeholfen mit meinen Kinderhüften gewackelt. Ich imitierte Maman. Wenn wir in Köln Konzerte iranischer Bands besuchten, stand ich am Rand der Tanzfläche und schaute ihr stundenlang dabei zu, wie sie tanzte, wie sie mit den Händen geschmeidig Figuren in die Luft zeichnete, wie sie mit dem Becken kreiste, die Schultern vibrieren ließ. Ich prägte mir alles ganz genau ein. Oref machte einen Gesichtsausdruck, als litte sein Herz unter der Fremdherrschaft
Oder vielleicht auch darunter, dass er dieses Lied seit Jahrzehnten singen musste. Früher in Teheraner Varietés, nun auf amerikanischen Showbühnen, als hätte sich nichts geändert, als sei die Zeit stehen geblieben. Kaum hatte Orev die letzte Silbe gesungen, unterbrach ein Werbespot für ein Trainingsgerät das Programm. Amerikanische Bauchmuskeln mit persischer Tonspur. Meine Großmutter wirkte zufrieden und fächerte sich Luft zu. Orev fliegen die Herzen zu, aber er liebt nur mich. Nach seiner großen Neujahrsshow vor ein paar Wochen hat er mir von der Bühne aus einen Heiratsantrag gemacht. Ich sei eine einzigartige Frau und eine großartige Künstlerin, hat er gesagt. Sie schaute mich erwartungsvoll an, ihre Augen glänzten. Ich wich ihren Blick aus und starrte auf den Bildschirm, wo die Bestellnummer für den Bauchmuskeltrainer rot aufleuchtete. 676881. Die Telefonnummer meiner Grundschulfreundin Clara war 767881 gewesen. Die erste Nummer, die ich auswendig lernte und die mich, anders als Clara, bis an mein Lebensende begleiten wird. Ich spürte, dass meine Großmutter mich musterte. Kämm dir mal die Haare, du siehst aus wie eine verprügelte Nutte. Mama, besorg. Und setz bitte Tee auf, ich muss gleich auf die Bühne und habe einen ganz trockenen Mund. Sie schmatzte mehrmals, etwas knackte. Vermutlich saß das Gebiss nicht richtig. Trocken wie die Kost einer alten Jungfer. Auf dem Herd stapelten sich die Plastikteller vom Kabob-Lieferdienst. Früher hatten hier um diese Uhrzeit schon Lammhaxen im Schnellkochtopf geköchelt. Ich füllte schwarzen Tee in eine Kanne und setzte Wasser auf. Während ich wartete, stützte ich mich an der Arbeitsplatte ab und schloss die Augen. Ich war müde. Statt wie geplant um 22 Uhr war das Flugzeug, das ich in Istanbul bestiegen hatte, erst um 2 Uhr nachts in Mashhad gelandet. Die Maschine hatte mehrere Schleifen über der Stadt gedreht. Das Mausoleum des Imam Reza, das in der Dunkelheit in allen Farben funkelte, schien wie eine offene Schatzkiste jedes Mal zum Greifen nah. Doch dann erklärte der Pilot, dass er nicht in Mashhad landen dürfe und nur nach Teheran fliegen müsse. Gestöhne, Geseufze, Gemurmel, schließlich Rufe aus allen Richtungen. Vielleicht ist das Wetter schlecht. Hat es für Sie eben nach Unwetter ausgesehen? Ich habe vorhin noch mit meiner Mutter telefoniert. Die sagte, der Himmel sei klar. Es ist mitten in der Nacht. Der Himmel unter der Bettdecke Ihrer Mutter ist vielleicht klar. Wir sollten in Teheran nicht aussteigen, sonst können wir selbst schauen, wie wir nach Mashhad kommen. Wenn Sie nicht aussteigen, wird man Sie bezichtigen, Gegner der Revolution zu sein. Was ist denn mit den Leichen an Bord? Welchen Leichen? Mit diesem Flug werden 2 Leichen transportiert. Das meint man wohl mit jemandem die letzte Ruhestätte verwehren. Dieser Zwischenstopp ist die Strafe dafür, dass wir uns in Istanbul amüsiert haben. Einige lachten. Wir landeten in Teheran. Das Flugzeug stand eine Weile herum, ohne dass sich etwas tat. Dann startete die Maschine wieder, ohne weitere Ansage. Der Kessel pfiff. Ich füllte das kochende Wasser in die Kanne und wartete, bis es die Farbe von Bernstein angenommen hatte. Ich brachte meiner Großmutter ein Glas voll, dazu 2 Zuckerstückchen. Sie hielt das Glas gegen das Licht der aufgehenden Sonne. Genau richtig, jetzt ist es Zeit zu heiraten. Oder wann gedenkst du zu heiraten? Mit 30? Mama, besorg, ich bin noch längst über 30. Alle Frauen machen sich jünger, nur du machst dich älter. Erinnerst du dich nicht? Ich bin doch vor der Revolution geboren. Vor welcher? Sie nahm ein Zuckerstück in den Mund und nippte am Tee, den Blick auf den Fernseher geheftet. Ein Moderator mit gelglattem Haar erzählte Witze über Ahmadinejad. Komm, du hast doch einen Hostegor. Oder zumindest einen Freund? Das kannst du mir nicht weismachen. Was ist denn mit den deutschen Männern los? Du bist jung, lebst in Orsodi und hast keinen Mann? Sie sagte das oft, du lebst in Orsodi. Aber es lag dabei nichts Pathetisches in ihrer Stimme. Sie sagte es mit einer Mischung aus Neugier und Neid. Und ich spürte schon früh, dass sie es sich aufregender vorstellte, als es tatsächlich war. Das Leben in Freiheit. Ich hatte mal einen Hostegor. Er wollte mich, aber ich wollte ihn nicht heiraten. Ich sagte das, um sie zu beruhigen. Wie sollte ich ihr einen Eindruck davon vermitteln,
wie es lief als Single mit Mitte 30 in einer Großstadt der westlichen Hemisphäre. Wie sollte ich ihr sowas wie Bindungsängste erklären? Auf Deutsch klang es schon lächerlich, Angst vor zu viel emotionaler Nähe, dass jemand die Flucht ergreift, sobald eine Beziehung verbindlicher wird. Auf Persisch ging es überhaupt nicht. Für derartige Nuancierung war die Sprache nicht vorgesehen. Die Wahrheit über mein deutsches Liebesleben hätte meine Großmutter nicht verstanden, die verstand ich ja selbst kaum. Und die bloße Zahl an Männern, mit denen ich geschlafen hatte, hätte auf der Stelle ihr Herz stillstehen lassen, dachte ich zumindest. Nur einen, Hostegor, hier stünden sie Schlange für dich. Du hättest schon längst einen Mann, was rede ich? Mehrere. Meine Nichte lässt sich von Männern nach Dubai einladen, in die teuersten Hotels. Von mehreren? Ja klar, der Iran ist ein einziges Freudenhaus geworden. Selbst 90-Jährige, bei denen du blättern musst, um die Kost zu finden, amüsieren sich ungeniert. Maman Bozorg. Ich habe auch einige Verehrer. Zum Beispiel den Konditor am Ende der Straße, nicht einmal 50 Jahre alt. Jedes Mal, wenn er mir eine Schachtel mit Gebäck übergibt, berührt er meine Hände. Sie legte ihre Hand kurz auf meine. Dann hob sie sie vor die Augen und sah sie sich sehr genau an. Dein Großvater hat sich zuerst in meine Hände verliebt, als ich ihm im Krankenhaus Tee brachte. Meine Hände waren weiß und schön rundlich. In die kleinen Kuhlen auf meinen Fingergelenken hätte man Erbsen legen können. Vor meinem geistigen Auge erschien ein Handrücken mit Erbsen darauf. Meine Großmutter ließ ihre Hand fallen wie einen nassen Sack. Auch ihre Gesichtszüge wirkten plötzlich schlaff. Aber Schönheit führt einen nur ins Verderben. Schau dir mich, schau dir deine Mutter an. Das Schicksal meint es nur mit hässlichen Frauen gut. Maman Bozorg nahm wieder Haltung an und blickte auf den Fernseher. Eine Frau in einer weißen Robe mit weißem Pelzkragen hatte die Bildfläche betreten. Sie sang von der Sehnsucht nach dem Iran. Die Augen hielt sie geschlossen. Maman Bozorg übergab mir die Fernbedienung und sang mit, krächzte mit. Sie ahmte die Frau nach, breitete die Arme aus, kreuzte sie vor der Brust, ballte die Fäuste, verzog schmerzerfüllt das Gesicht. Das Lied endete mit einem Tusch. Die Sängerin öffnete die Augen, close up. Tränen brachen sich Bahn, rollten die aufgespritzten Wangen hinab. Der Keyboarder im weißen Smoking reichte ihr ein Taschentuch. Sie tupfte sich das Gesicht ab und verbeugte sich so zaghaft, als fürchtete sie, der Haarturm könne ihr nach vorne wegrutschen. Jetzt stand auch meine Großmutter auf und verbeugte sich mit wackligen Knien. Ihre dürren Beine waren in der ausgebeulten Frottehose nur zu erahnen. Sie setzte sich wieder und zog am Ausschnitt ihrer Bluse. Hast du schon einmal solche Brüste gesehen, so rund und fest? Sag. Ich sah kurz hin. Nein, Maman Bozorg, du hast tolle Brüste. Im Schwesternwohnheim haben sie zu mir gesagt, komm Mariam, zeig uns deine schönen Brüste. Noch immer hielt sie den Ausschnitt ihrer schwarzen Bluse umklammert, blickte an sich hinab. Solche Brüste in meinem Alter, nach 2 gestillten Kindern. 2? Wen außer Mormon hast du denn noch gestillt? Sie ließ den Ausschnitt los, zupfte die Bluse zurecht, schob das Kinn nach vorne, nahm mir die Fernbedienung ab und wechselte den Kanal. Du hättest auch schönere Brüste, wenn du auf mich gehört und mehr Zwiebeln gegessen hättest. Sie seppte weiter. Hast du eine deiner Nichten gestillt? Deine Mutter hat immer auf mich gehört. Keine ihrer Cousinen hatte so schöne Brüste wie sie. Mit 13 trug sie sich schon vor sich her wie 2 reife Orangen. Und dann habe ich sie deinem Vater gegeben. Gott verzeih mir. Meine Großmutter hatte jetzt einmal durchgeseppt. Sie stoppte wieder bei Tapesh, seufzte laut, sagte in sich zusammen wie ein Akkordeon und schloss die Augen. Maman Bozorg? Sie reagierte nicht. Ich sprang auf und hielt meine Wange vor ihren leicht geöffneten Mund. Atemhauch, glaubte ich. Vorsichtshalber tastete ich nach dem Puls ihrer Halsschlagader. Dann zog ich ihr langsam die Fernbedienung aus der Hand und schaltete den Fernseher aus.
E qui in effetti, anche se il lettore non se ne accorge, c'è già qualcosa che scoprirà meglio nel finale. Intanto volevo chiedere se c'era qualche curiosità, se volevate fare qualche domanda, potreste anche farla e io dirla nel microfono, se volete, perché sapete che non ci si può scambiare il microfono in questa situazione. Se c'è qualcuno che ha qualche curiosità che vuole sapere. C'è una domanda, sì. Allora, lo dico per quelli che sono a casa e potrebbero non aver sentito. Nava ha una parola preferita? Mein Lieblingswort ist Esophobor, Übergepäck. Ich glaube, das kennen alle, die irgendwie che, come dire, tutto ciò che ti porti con te. Übergepäck per tutti coloro che hanno avuto l'esperienza di emigrare da un paese all'altro. Spesso mi sono resa conto, e forse è stato proprio questo l'inizio, come dire, di strutturare un romanzo su queste 16 parole importanti per la mia vita. Übergepäck, allora la parola iraniana per questo Übergepäck, per questo sovraccarico, per questa eredità che ti porti sulle spalle, l'ho imparata veramente da giovanissima, da bambina. Solitamente è una parola, come dire, che non lo so, senti appunto quando hai 13-14 anni, la prima volta che viaggi. Però da noi, come dire, è la gente che ci veniva a trovare dall'Iran ci diceva che avevamo appunto, che quando ci venivano a trovare, scusate, in Germania dall'Iran, avevano sempre talmente tanta roba che avevano un sovraccarico di roba, un bagaglio in eccesso. Dunque questo bagaglio eccessivo, questo bagaglio troppo pesante, era veramente tipica per le persone che avevano avuto questa esperienza di migrazione alle spalle, ed è una parola che mi è sempre piaciuta tantissimo, perché significa andare proprio in giro con tantissimi, con un'eredità importante. Se poi invece guardiamo solo a queste 16 parole, sostanzialmente raccontano loro stessi una storia. Si tratta appunto di parole che rappresentano la biografia di una persona. Però sì, è vero, diciamo che spontaneamente parlerei di questo bagaglio in eccesso. È il capitolo forse anche che ho scritto più facilmente. Diciamo che è il capitolo anche forse più divertente di questo libro. Sì. Ah, voleva sapere se la parola Bonjour vuol dire nonna. Bonjour. Bosorg. Bosorg è grande, great, gross. E Momon è mamma, per cui grande madre è nonno. Come in inglese. È interessante che in persiano e in inglese siano così vicine, no? Nella costruzione di questa espressione. Bella, una bella domanda, grazie. Scusi, una domanda che non c'entra niente con il discorso. In Iran scrivono i caratteri arabi, ma la lingua è farsi, completamente diversa dall'arabo. Mi può fare questo appostamento? Allora, la domanda è: la differenza che c'è tra il farsi e l'arabo. Anche se è scritto allo stesso modo, dice il nostro ospite,
dice che si pronuncia in maniera differente e quindi voleva chiederti questo. Sostanzialmente si tratta di due linguaggi completamente diversi, perché sì, la scrittura è araba, questo è vero, però il farsi è una lingua indogermanica diversamente dall'arabo e chiaramente in virtù della vicinanza geografica e della comunanza culturale ci sono sicuramente delle contaminazioni con l'arabo, con il turco, nel farsi. Cioè, nonostante è una lingua, un linguaggio totalmente diverso, cioè se qualcuno mi parla, si rivolge a me in arabo, io non capisco assolutamente nulla, però sì, la scrittura viene scritta allo stesso modo. Un'altra curiosità dalla signora? Anche da parte degli autori tedeschi tradizionali, o se lei ha avvertito dei pregiudizi, come spesso capita con una cosiddetta letteratura migranti, che è considerata di serie B a volte dagli stessi scrittori italiani in Italia. Allora, vuole sapere l'accoglienza dei tuoi colleghi scrittori tedeschi? Se sei stata accettata in quanto scrittrice tedesca oppure se hai subito, diciamo, una sorta di limitazione, come dire, di serie B, perché in realtà non è di lingua tedesca come tutti gli altri tedeschi, dice la signora che questa cosa succede spesso anche qui da noi, e cioè che uno scrittore che scrive anche in italiano o nel tuo caso in tedesco, ma è un immigrato, viene considerato, diciamo, viene accolto con difficoltà nell'Accademia degli scrittori. Lei voleva sapere se anche a te era successo questo, oppure no, oppure se eri stata accolta dai tuoi colleghi, dagli scrittori, facilmente. Beh, direi di non aver avuto particolari difficoltà, anzi al contrario. Germania negli ultimi 20 anni è diventato quasi una moda, una tendenza, come dire, rivolgersi, accettare una letteratura cosiddetta nuova tedesca, soprattutto negli ultimi 5 anni è dominante che persone che hanno avuto un'esperienza come la mia, nate non in Germania ma cresciute nella Repubblica Federale Tedesca, che magari vengono da famiglie non classicamente accademiche, abbiano iniziato a scrivere la loro esperienza, le loro storie, anzi un genere particolarmente richiesto attualmente in Germania. E io sinceramente mi sento arrivata da questo punto di vista, se mai mi sentirò arrivata è proprio qui nella letteratura. È un po' una lama a doppio taglio sostanzialmente, perché i libri sono particolarmente richiesti, vanno particolarmente di moda, anzi spesso e volentieri vengono quasi bollati come letteratura scritta da migranti. Ma spesso e volentieri non ci si sofferma tanto sul contenuto, come se io avessi appunto semplicemente scritto un libro sull'Iran, cosa che non è. D'altra parte però va anche detto che tutto il settore librario sta un po' come imparando a scoprire questo mondo. Anche il mio editore Random House, quando ha dovuto monetizzare il libro, sostanzialmente nella sua attività di marketing lo ha, come dire, lo ha quasi promosso come dal chimerico e misterioso Iran, una storia di vita vissuta. Diciamo che la pubblicità era più o meno su questo tono, ma non è mai stata, come dire, la mia intenzione presentarlo così. Però chiaramente sia in Germania che in Austria, dove attualmente vivo, è chiaro che stiamo imparando, e soprattutto
i lettori di questi libri non sono i classici tedeschi che vogliono imparare qualcosa dell'Iran, ma è gente che forse si identifica più con l'autore, in questo caso con me. Se esistessero solo autrici come me, probabilmente continuerà a restare letteratura, come dire, scritta da migranti. È chiaro che, come dire, chi invece non ha questa esperienza alle spalle legge il libro in tutt'altra chiave. Potrei dire che tanto in Germania quanto in Austria, diciamo nei paesi germanofoni, ci stiamo muovendo sulla giusta strada, però è chiaro che gli editori, come dire, i critici letterari, stanno imparando progressivamente, passo dopo passo. L'interesse è grande e in generale si può dire che non ci si interessa solamente per il background culturale, ma proprio si ha la passione, come dire, per le storie di altre culture. Nell'ambito, nei paesi di lingua tedesca, ci piacciono soprattutto le storie provenienti da scrittori di estrazioni sociali o di culture totalmente diverse, perché per tantissimo tempo erano i figli degli accademici che erano cresciuti in mezzo a un mare di libri, avevano, come dire, voluto o preteso la letteratura solo per loro stessi, per cui chi è che può raccontare meglio le storie se non loro? Adesso con milioni di figli di gastarbeiter per i quali nessuno si è mai interessato, che hanno compiuto il loro lavoro alla catena di montaggio, non solamente i gastarbeiter, diciamo così, che lo spettro di persone fino a poco fa invisibili e insignificanti apparentemente per la società, riesce ad ottenere sempre più, a suscitare sempre più l'interesse e a concentrare su di sé sempre più l'attenzione della società tedesca. Ecco. Un'altra domanda? Dalla Germania in Austria. Ecco, la domanda del direttore è: hai lavorato a lungo come giornalista, questo dice la tua biografia, che hai lavorato come giornalista, e poi adesso, 4-5 anni fa, hai cominciato a fare la romanziera. Il direttore chiedeva se in questo c'entrava il passaggio dalla Germania all'Austria, il trasferimento da un paese all'altro. Se c'entra, o qual era il motivo? Sicuramente sono diversi i motivi, ma il trasloco in Austria, il trasferimento in Austria è stato sicuramente un motivo scatenante. A Colonia avevo trovato il lavoro dei miei sogni, perché lavoravo per un magazine locale, culturale, indipendente, che non trovi così spesso, soprattutto, come dire, una redazione che poteva lavorare in modo indipendente, senza inserzionisti, pubblicità o editori che dettassero la linea. Poi passando da Colonia a Graz, e mi sono trasferita, come dire, per amore con mio marito, poi ho avuto un figlio, a Graz diciamo che inizialmente ero disoccupata, c'era nulla davanti a me lavorativamente parlando, e spesso e volentieri questo niente, questo nulla ti fa bene, perché ho chiesto a me stessa che cosa avrei sempre voluto fare, avrei voluto essere la scrittrice, dunque forse fare la giornalista era perché non avevo il coraggio di diventare scrittrice, non avevo voluto studiare letteratura. E poi, come dire, i figli di immigrati spesso e volentieri non studiano mai quello che vorrebbero studiare, ma perché si ha sempre, appunto, come dire, la pressione dell'aver già vissuto una situazione economicamente molto precaria, e dunque è meglio trovare un impiego che ti permette di guadagnare piuttosto che, come dire, dedicarti alla letteratura dal guadagno sempre incerto.
Ora, peraltro a Graz sono veramente poche le scrittrici provenienti da altre culture, e mi mancavano quasi i punti di riferimento, ma questa è stata proprio una fortuna, non avere ideali, e questo mi ha spinto, mi ha portato a scrivere il romanzo. Un'altra domanda? Sì, però spostare un microfono da una bocca all'altra non è... Noi per esempio alla radio non possiamo farlo, non possiamo spostare il microfono da una persona all'altra. Dobbiamo continuare per forza così. E vi dico tra l'altro che noi in Rai non usiamo più le cuffie antipop, cioè questa roba verde, perché questa è difficile da sanificare. Quindi adesso lo sto usando, però se fossi in radio non potrei usarla. Buonasera, questa è la settimana della lingua italiana del mondo. Qual è, se c'è, la tua parola italiana preferita? E poi, se posso, visto che scopro che la tua casa editrice è la Random House, that is great, come sei arrivata a loro e come ti trovi? Quanto sei con lui, con la Random House? Sì, allora la domanda è: questa è la settimana della lingua italiana nel mondo? Sì. Ok, questa è la settimana della lingua italiana nel mondo. Voleva sapere se c'era una tua parola italiana preferita. E l'altra domanda invece era più riguarda il tuo editore, che la nostra ospite considera great, grande, fantastico, voleva sapere come ci eri arrivata. Questa è una domanda di marketing personale, forse. Purtroppo non sono tante le parole italiane che conosco, a parte tutto ciò che puoi trovare sul menù di un ristorante. Temo dunque di aver poca conoscenza di altre parole, fatemi riflettere, ma sono sempre stata una grandissima fan della lingua italiana, nonostante, come dire, sia completamente a digiuno e non sia assolutamente un talento linguistico portata per le lingue, anzi, ho appena letto il libro di Giunpa Lahiri, e ho pensato che forse potrebbe essere un prossimo progetto di vita, quello dell'imparare l'italiano, perché diciamo che è l'unica lingua della quale potrei pensare di studiarla. Poi, per come sono riuscita ad arrivare al mio editore, beh, è piuttosto normale per l'ambiente germanofono tedesco essere mediati da un'agenzia letteraria, un modello chiaramente americano e inglese, che gli autori vengono presentati agli editori da degli agenti. Che, e dunque, come dire, il segreto, come dire, è riuscire ad entrare con il tuo manoscritto da una buona agenzia. Allora diciamo che è abbastanza sicuro che qualcuno riesca a pubblicarti. Ora non so come sia il panorama in Italia, probabilmente, beh, nel mio caso è successo così e sono veramente molto felice di essere arrivata alla Random House e sono molto contenta anche dell'editore che mi ha pubblicato in Italia con Keller. Eh sì, perché Keller è un editore che ha veramente fa sempre delle belle scelte, soprattutto ovviamente di lingua tedesca, però non abbandona i suoi autori. L'editoria italiana è certe volte fantastica, altre volte un po' meno. Io per esempio mi rammarico sempre di aver avuto qui una presentazione, non mi ricordo neanche più bene di quale libro, di una casa editrice italiana importante, dove non c'erano i libri. E forse qualcuno di voi se lo ricorda, e quindi non ho potuto avere il piacere di avendo letto, come in questo caso, il PDF, non ho avuto il piacere di stringere in mano il libro di carta, che è l'unico vero piacere che c'è, almeno per me, e quindi di non aver avuto neanche la possibilità della dedica sul libro, che è un feticismo necessario a chi fa le presentazioni. No, volevo dire una cosa, credo che se non ci sono altre domande possiamo forse considerare, stiamo andando verso la fine. Volevo dire che questo romanzo non è un romanzo sull'immigrazione o sull'Iran, no, per niente.
Io credo che sia un vero romanzo. Il piacere di leggerlo è, per uno straniero, quindi per uno che non è né tedesco né iraniano, è il piacere di leggere una vera storia, una storia che parla anche d'amore, per esempio. C'è molto l'amore in questo romanzo. Non un amore fortunato come quello che abbiamo scoperto che ha la nostra autrice, anzi, questa sua protagonista, noi diciamo a Roma, è un po' sfigata dal punto di vista dell'amore. Forse anche per la storia familiare così complicata che ha, anzi questa sarà l'ultima domanda che ti faccio. E si concede, diciamo così, durante la sua vita a diversi pretendenti che hanno anche un nome, anche quello Farsi. Quindi quello che voglio dire è che il romanzo forse in Germania avrà dato questa sensazione, in Austria avrà dato questa sensazione, ma a me come lettore no. Come lettore dall'esterno è un romanzo sulla verità e la menzogna, sulle parole che ci portiamo appresso tutta la vita, sull'amore riuscito o fallito, sulla differenza tra gli uomini e le donne. È un romanzo per certi versi, in alcune pagine, anche femminista, direi, potrei dire, se l'autrice non si offende. E nel senso che c'è una visione femminile forte. Ci sono degli uomini che qualche volta fanno brutta figura, devo dire. Mo sembra un po' una moda far fare brutta figura agli uomini dentro i romanzi. Però è la verità, cioè, qui non fanno una gran figura. Gli uomini di questo romanzo non fanno una gran figura. Però sono tutti verosimili, suonano tutti come personaggi autentici, ecco, e reali. E non c'è bisogno di vederli incasellati in una figura, come dire, alla moda o a una funzione della narrazione che può essere il tedesco, l'iraniano, l'immigrato, eccetera. Sono personaggi veri, altrimenti il libro sarebbe insopportabile. E quindi l'ultima domanda che faccio alla nostra autrice è semplicemente: come hai raccontato l'amore in questo libro? Cioè, perché poi hai scelto di raccontare degli amori così contrastati? Tutti, credo. Non c'è nessuna storia d'amore felice, mi sa, dentro questo libro. Non lo so, forse me lo devo ripassare, ma non me lo ricordo. Forse la storia con Jan non è poi andata così male, o meglio una storia aperta. Diciamo che c'è margine di speranza. Lascio aperto il finale. Diciamo che il finale non lo possiamo dire, però c'è un briciolino di speranza, insomma, una specie di... Diciamo, se il libro è un panettone, per stare in tradizione italiana, c'è qualche candito che viene seminato alla fine. Per la speranza, diciamo. Ha ragione, sostanzialmente non è mai stata la mia intenzione, però questi rapporti falliti, fallimentari, sono un po' l'espressione... di questa, come dire, ambiguità propria di Mona. Penso che tantissime persone che sono cresciute con due culture capiscono perfettamente quello che voglio esprimere, il fatto di non essere mai accettate in toto. Mona, per esempio, quando si presenta ai tedeschi viene subito, come dire, guardata come un qualcosa di esotico, di interessante, il padre comunista fuggito dalla rivoluzione, subito esotico e fantastico. Poi, non appena la conoscono meglio, chiaramente scoprono dei lati del suo carattere che non capiscono, anzi le trovano anche particolarmente irritanti. E Mona, che in un certo senso si vergogna sempre di più del suo passato iraniano, come se odiasse se stessa o se volesse negare
a se stessa questo passato, tipico peraltro per moltissimi musulmani, non potrà mai sentirsi amata in toto e dunque non potrà mai amare qualcuno abbastanza per potersi mostrare in tutta la sua poliedricità. Poi chiaramente lei cerca di portare avanti anche una storia con un iraniano divorziato e chiaramente rientrando in Germania pensa: ma no, non potrà mai funzionare, perché se lui venisse a sapere qual è o com'è la mia vita in Germania non l'accetterebbe mai. Anche il rapporto con i genitori in un certo senso è un rapporto corrotto, perché il linguaggio si perde stando in esilio e dunque manca anche la possibilità di comunicare a livello emozionale, va persa. Sostanzialmente è come se venisse tagliata fuori in parte da tutte le relazioni, e questo per una donna a metà di 30-35 anni in una grande città chiaramente si ripercuote soprattutto nelle sue relazioni interpersonali. Non può avvicinare nessuno al punto tale da potersi disvelare per quella che è. Penso che sia un po' la necessità di ognuno di noi quella di sentirsi amato, non importa chi siamo e perché, ma che ci si prenda così come siamo. E nel suo caso è particolarmente difficile, perché è come se appunto mostrasse un lato estraneo ogni volta che si presenta a qualcuno. Allora, avevo detto che sarebbe stata l'ultima domanda, però tu mi hai provocato, mia cara, perché hai inserito in questa tua ultima dissertazione la parola esilio. Allora io, da vecchio giornalista, che ho subito il sangue agli occhi, sai come succede quando senti qualcosa, devo farti una domanda personale. Tu hai utilizzato la parola esilio per la protagonista del tuo romanzo. Ma tu, dopo tanti anni di Germania, perché tu sei andata via dall'Iran molto giovane, dopo tanti anni di Germania e di Austria, potresti considerare la tua vita ancora in parte in esilio? Questa è proprio la classica domanda cattiva, diciamo. No, chiaramente nel mio caso sono stati i miei genitori, o anche nel caso di Mona sono i genitori che dopo la rivoluzione islamica sono andati in esilio, come tantissimi altri iraniani, uomini e donne dispersi in questo momento nel mondo. Io non direi di essere andata in esilio, mi hanno portato in esilio, ma questa mancanza di linguaggio è tipico delle famiglie che vivono in esilio e si può protrarre purtroppo per generazioni e generazioni. Appunto, può perdurare questa mancanza di linguaggio, di comunicazione. Chiaramente si possono tranquillamente intrattenere, conversare sul più e sul meno, ma quando il padre si ammala di cancro, la mancanza di parole, l'incomunicabilità è assoluta, perché devi necessariamente interfacciarti con l'altra persona su un livello emotivo. Perché la terra è la lingua, la patria è la lingua. Sì, diciamo che chiaramente porti la tua lingua con te quando lasci la tua patria, ma in questo caso è come se la mettessi in una teca, come se diventasse un qualcosa di museale. Mantieni la tua lingua, il tuo linguaggio, ma aggiungi un'altra lingua che forse è più importante, perché chiaramente vuoi subito prendere piede nella nuova cultura e allora tralasci o ti dimentichi
della tua lingua di origine, che come in un museo viene messa sotto una teca e impolverisce. Bene, grazie. Grazie Nava Ibrahimi per questa bellissima presentazione. Complimenti per il tuo libro. E grazie al Goethe Institute, all'Istituto Austriaco di Cultura. E niente, e buona serata. E speriamo di rivederci presto senza queste cose alla faccia. Buonasera. Ich würde noch abschließend, was ich ganz vergessen habe, meiner Übersetzerin. Una cosa che mi sono dimenticata di fare è ringraziare Angela Lorenzini che ha tradotto il mio libro, perché chiaramente nel mio libro si parla proprio dell'impossibilità di tradurre e di conseguenza spesso e volentieri penso che non sia stato facilissimo neanche per lei tradurre questo iraniano tedesco in italiano, però l'ha fatto in maniera eccellente. Dunque, se ci sta seguendo, guardando, è presente, grazie mille anche alla traduttrice. Merita veramente il nostro applauso, sicuro.